Se io adesso chiamo un milanese, se la viene a prendere per 10.000 euro. Ma io non mi guardare così, io non è che voglio fare un famo con te. Io ci campo questo mestiere. E adesso non è un bel momento, mi devi credere. Che ti devo dire? Vabbè, per 5.000 euro te la voglio pure dare. Però poi per tutti i testi ci pensi tu, immatricolazione e tanti cazzilli vari. Sì, me la vedo io. E non ti venire a lamentare da me, perché questi sono sempre macchine americane, ricambi, cose. Ma non si arrete, figlio mio, lo dico con meno padre. Ma dico io, ma avessi chiesto una Fiat, una macchina italiana, che ne sa, c'è una macchina più come... Io qua fuori qua, vedi, tengo una bella tipo argento, te la posso dare per 300 euro. Una Panda, una Uno, tengo la macchina che fa patizzit, una Opel... Uova di zecca, 800 euro. No, Pasqua, ma va bene quella. Va bene quella. E allora, come facciamo? Ti ho detto, Pasqua, la prendo. Però mi devi dare un paio di giorni. A davvero, mo. Ah, ma allora sei tu, Toto. E come te lo devo dire? Allora sta, eccolo qua, oi, Toto. Questo è il numero del milanese. Che oggi se la veniva a ritirare. Io ho aspettato a te perché ti conosco, ti voglio bene. E tu hai cominciato a volte. Gna, Pasqua, ti prego, dammi un altro paio di giorni. Devo prendere dei soldi dove lavorava papà. Te li porto sabato. Gna. Due giorni. Che siano due. Sabato, sabato. Se riesco pure domani. Massimo sabato. Ma io sabato, né lunedì e né martedì, ok? Va, a mano non ti accompagno, va. Toto! Fuma. Bravo. E fai buono. E non comincia mai. Perché questo come tutte cose malamente. Quando si accomincia non si fornisce più. Questo può fare male due volte. A salute e a sacco. A proposito, se hai bisogno di qualcosa, pur per arrangiare un'ora di fatica, vieni. Mo lavoro qua a scarzetto. E lo per te non è la cima a scisetta. Grazie, Dodo. Non mi puoi lasciare la scuola, non mi stai studiando più, ma se te mi scrivi un'altra volta. Mi raccomando, che poi parte da mamma da Langoppa, che sa essere voluto. E non ti dovevi studiare, in Davide, serve. Se no poi passi tutta la vita a te a ti arrangiare con me. Non basta un soffo. Tieni, oggi mi hanno vecchia, ma a parte come fa piacere di vedere, ma pure per te la chiesto. Che papà faticava e stramaccia. Non stavo messo a posto, d'altra parte come poteva. Però lui è sempre stato con me, lui è un frate per me. Sempre disponibile, un faticatore. E vado pure a me, come mi va a dare una mano. E se non era per si sa quanto tempo è chiuso. Te, questo dovrebbe servire per il primo tempo. Poi non pensate troppo, non ho più spalle ragazzi. A proposito, è una brava femmina, saluta a me. Ci conosciamo la piccola, eravamo lo stesso quartiere, eppure così.
Vedi, capì? Allora sta te, non fa passare lì. Va, è il camerone da compagno, va. Ciao, Dudu. Fatto buo. Lo vedi, il camerone da compagno. Hai bisogno. Però tieni il pensiero domani. Da dottore ci sei andato? Sì. Ah, che volevo? Ti ha dato dei soldi? Qualcosa. Diceva tuo padre che era una brava persona. Quanto ti ha dato? 2000 euro. Sembra una cosa. Così tutto signore con mais. Non ricordo, ma ci mi so sono. Azi, ma non avresti dei soldi da prestarmi? Poi ve li ridò. Che ne devi fare? Vorrei comprare una macchina. Atena Pascal, chi lo roscasse? Ma macchina? A che ti serve sta macchina? Usa quella di tuo cugino. Vi mettete d'accordo? Chi la stasera da venire? No, ma quella è sua. E poi questa è un'altra cosa. Un'altra cosa? Perché? Che macchina è? È una macchina americana. Ma è un'occasione. Una macchina americana? È che sei americano tu? No, se proprio te la devi prendere, prendete una macchina normale. Mo che viene ce lo chiediamo a tuo zio così. C'è stato Armirucci, figlio di questa qua sopra, che se ne vendeva una Fiat, adesso non ricordo bene. Mi pare che era una Fiat. No, zia, non mi interessano altre macchine. Toto, che ti devo dire? Vedi, tu sei il momento. Ci stevo solo. Quanto costasse sta macchina? Sarebbero 4.000 euro. 4.000 euro? 8 milioni? Azz! Oh, figlia mia, ma non mi sembra proprio il caso. Per una macchina. Ma che è nuova? È usata, ma è come nuova. È un affare. Affare? Un affare, ma non per nulla. 8 milioni, sì. E mi cercava a me 2.000 euro. Ma poi ve li avrei ridati. E come? Non lavori. A scuola non ci sei voluto andare più. Se ne ha messi i soldi di dottore, mettete la parte. Lo vedi come vanno le cose? Quante disgrazie ci sono. Poi ti trovi un lavoro e fra qualche mese ci ripensi. A macchina americana. Dottor, mio marito ha lavorato 20 anni. La macchina più bella che ha tenuto è stata in Alfa Sud, ai tempi. Io non voglio fare l'antipatica, ma questi soldi non ci stanno. Oppure se ci stessero, guarda bene che ci sono cose più importanti. Ma tra qualche mese l'hanno venduta. Ma tu pensi che tuo padre e tua madre te l'avrebbero presa? Io dico che no. Quello che vorrebbero è che ti impegni a scuola o ti trovi un lavoro. Tanto quieto. Mo stasera parliamo con tuo cugino e troviamo una soluzione. Fate un po' come per uno con la sua. Hai capito?
Toto, dove vai? Tra mezz'ora è pronto! Facci mi sono andato dal sale. Questa è la notizia della giornata. Giorgio Corruto. Facci quanti potaggi, fatti più al cammino. Poi c'è tutti io. La verità, non sapevano che erano andati meglio, se basta che distrutto. E invece? Però sti casi. Dovrate male. Come tu trovi? Lasciamo perdere. Voglio di una luna, se non raggiungo, non ti ci fa strada. Stiamo sempre a casa, io asciugo così. Ma tu quando sei uscito? Non stavi a Nisida? Ci stai, lo sto qua. Non sono delinquente abituale, dico. Con furto senza strappo, non è furto aggravato. La verità è che tenevo un avvocato buono, ne mancano molto, mi ha fatto male. Non so più morire le mie. Si capisce, ne di loro. Oh, comunque se ti serve qualcosa fammi sempre sapere, a disposizione. Come no, che mi aspetto. Cerco un po' a Facebook. Forza no. Salvatore! Sono 4-500 euro come ho preferito. Chi sta lì in un modo, guardano tutti gli stolti a questo poco di team. Comunque non so bella gente, c'è bisogno di dire. Sì, ho capito, non ti preoccupare. Te l'ho chiesto io. E come lo devo chiamare? Lo chiamano Mezzatacca. Ma tu già dici, non faccio. Mezzatacca? Lo cognome se sarebbe buon'anima, niente mi pare. Era un poco brutto. Capo lo zio comunque ci parli.
E che è successo? Hanno rubato l'asilo. Io voglio i soldi. Ma quali soldi? Io voglio 10.000 euro. Ma quali sono questi 10.000 euro? Io lavorando qua. Ma quando mai hai lavorato qua? Perché tu? Devo chiedere, tu io non ti ho mai visto. I soldi non ci stanno. Io lavorando. Ma che hai lavorato? Vattene lì. Vai, vai. Ma che buono. Vai. E voi che ci facete qua? Da gente che non ha portato nessuno in cango. È stata una poco zitta. Voglio uno. Assettato. Salvatore mi ha detto che tu sei suo figlio Giovanni Cigliano e poi giocò a lui. Sì. Lo conoscevo pure, era un amico mio. Quando eravamo piccolini, pazziavano insieme tutti i giorni. Ti dice una cosa, mi è dispiaciuto assai quando hai già saputo questa brutta notizia. Ma poi, diciamo, si è saputo poi. E chi ha la colpa? Di nessuno. Hanno detto che la strada era chiusa e non si doveva passare. Ah, ma tu sei suo figlio quello che è morto un coppo conto? Ma perché sei con mamma tua in da mano? Mi dispiace, capito? Niente meno sti assicurazioni. Ma che gente in merda, se non ti sta accorto, poi io lo decido pure per dare. Hai capito o no? Oh, cosa sei? Io non mi hai detto che avresti necessità impellenti, che ti servono 2.000 euro, vero? Sì. Ma c'è stato qualcuno che ti dà fastidio, che ti cerca sorte? No, è per un affare. Ah, e mo cosa fanno pure gli affari, ne voglio uno. Io voglio avvertire, non è che c'è Nugiana, con chi sta a fare, venite a fare la concorrenza proprio a domenica. Ma quale cose sono due? O io ti do i soldi e tu quando puoi piano piano me li dai. No. Oh zio, al momento non posso. Al momento mi cerca occupazione. Capito, Gianluciano, volessi dire una cosa, sì, ma facitrice era una frenza le parole. E che tu mi fai una cortesia a me e io ti pago per il disturbo e ci mancherebbe altro, però voglio tiene presente. È una bella cortesia per acchiappare 1.000 euro, dico bene, c'è no. Azzi, è una bella cortesia 1.000 euro. E allora Salvatore, si è nella bocca. O riesci a trovare una furgone, ambressa come quella da volta. E come no? E allora voglio, dici tu zio, voi, che facete stasera, a mezzanotte? Bruttissimo. Sono state 3 mesi brutto, veramente. Una cugina mia fa l'assistente sociale a Marignanelli. Io ce lo volevo buttare. E chi non parlava, non mangiava. No, ma da una settimana è come rinata. Ma che ne so. Ringraziamo il Signore, veramente. Quella ha detto pure che vuole riprendere la scuola. Ma abitate una fissazione. Su a catta una macchina americana. E come non glielo ho detto? Ma che da fa questa macchina americana? Che le è stato tutto? Ma io, ma che è successo? Mamma mi ha detto che ti serve una macchina. Ma che ti devo dire? No, non è che mi serve. Toto, ma guarda che tu puoi usare la mia quando vuoi, lo sai, non ci sono problemi. Grazie Massimo, ma... Ho capito, non ti piace. No, ma tu hai ragione, perché quella sinceramente non è mai piaciuta nemmeno a me. Anzi, sai che faccio? Ma ti racconto una cosa. Io quando avevo la tua età mi ero innamorato di una macchina che vendeva alla concessionaria sulla statale a Sasciano. Era una Porsche oro, color oro. Aveva gli interni in pelle beige e un impianto stereo che te spaccava i timpani. Oh, all'epoca costava 15 milioni. Erano un sacco di soldi, ma per quella macchina era un vero affare. Pensa che per un periodo mi ero così fissato che mi ero conservato pure i soldi. E poi mi ha cercato chi successo. Perché non te la sei presa? E perché non l'ho presa? Perché quella non era macchina per me. Mi è sepultato solo una cuffia nei problemi. E poi una macchina del genere, secondo te la potevo lasciare in giro la notte? Eh no, la mattina me ne sono fatto trovare 5. E io che me ne facevo di 5 Porsche, Dodò? Me ne andavo a affittare. Ma poi capito le spese che c'erano? L'assicurazione, consumava troppo, la marca da bollo, tasse su tasse. Mica su 4.000 euro che tu li spendi una volta e poi dopo non li spendi più. Tutto andava a finire che io avevo la macchina bella e non tenevo neanche i soldi per metterlo piatto a tavola. Questa Cadett 1000 invece
Ci ho girato tutta l'Italia. Senti, ma tu ti ricordi quella volta che io andai a Milano con Renatone e Carminucci? E secondo te come ci sono andato? Cucess blu, così come la chiamavano loro. Ma noi in questa macchina ci siamo divertiti, siamo andati a Rimini, siamo andati a Venezia. Io ci ho fatto più di 200.000 chilometri questa macchina. Oh, e parte sempre, non lo vuoi sapere un partito. Pensa che se oggi venisse qualcuno vicino a me e mi dicesse: Massimi, vuoi fare cambio la tua macchina con una Porsche color oro? Ci dicesse che no. Veramente? Ma che veramente, ne dato? Ci dicesse che sì. Ma di mo fa fa. Vista, l'hanno seminata! C'è una cosa che sta male! Vuoi tu? Tutù, non pazzià! Resiste, ma tu stiamo all'ospedale! Devo portarmi! C'è una che ci muore in davanti! Non mi ha fatto un cazzo, io lo porto all'ospedale! Lui all'ospedale, io ho pugnaliato! Voglio tenere a lui! Che famo? Che famo? Buttiamo via! Tu ci venivi tutta presto, che non succedeva? È successo per colpa tua! Non scassa la minchia, grazie a mia che l'hanno seminata! Che c'è a camera, state sì! Sei io, sei aspa! Totò, resiste! Non ti preoccupare! Resiste, chi sto è morto! Ma che è morto? State sì! Thank you.
signoriello, eccolo qua. Signoriello? Buongiorno, sono Pasquale lo Sfasciacarrozze. Cercavo Totò. Dovevamo concludere un affare. Oh, Donasio, che state dicendo? E quando è successo? No. Condoglianze. Tutte le lacrime che annuto, a quanto bene mamma ci ha perduto, stocchiami a stracque chiante, per mezza via, in da sti voci sento, mamma mia.